questa è la pompa che usiamo per irrorare di verde rame e zolfo le piante, no? La prima cosa che facciamo è riempire. Quanto ne riempiamo? 10 litri di questo contenitore, poi in questa pompa. Prepariamo la miscela. Un bicchierino quasi intero di verderame per 7 litri di acqua. Lo metto in questo recipiente dove fai la mistura. Giri. Poi mettiamo anche un bicchierino di zolfo bagnato. Questo è zolfo bagnato. Questo è zolfo, sì. Miscela di zolfo. Ma questo lo sciogli bene in quest'acqua e poi dopo lo mettiamo Mettiamo dentro la nella bomba. bomba dove già abbiamo messo i 7 litri di acqua. Va bene. La pera, vedi? Anche sulla pera, vero? Sì. Quindi, sono riuscito a mantenere. Quindi anche se ha piovuto solamente un giorno, leggermente, Sì. però il trattamento che abbiamo fatto è È andata rimasto sulle bene. foglie, è andata bene. Quindi diciamo questo ogni mesetto bisogna fare questo trattamento, ma dipende da quanto rimane questo sulle foglie praticamente. Praticamente ogni 20 giorni, quando non si fa bene la pigna si... due o tre volte massa. A 2 o 3 volte fino a che la pigna d'uva Sì, non cresce non massa, praticamente. due o tre volte così. Un 2 o 3 volte Sì. a distanza di una ventina di giorni. La ventina di giorni, no. Come abbiamo fatto per verderame e Ci zolfo. mettiamo sì, il verderame che è lo zolfo, logicamente, il zolfo è pure importante, protegge tutto dagli insetti. Che bisogna fare? Bisogna pulire? Bisogna il ramo, questo è il ramo, per farlo venire bello solido bisogna togliere tutti questi. Queste piccole foglioline che crescono No, sono rametti, guarda. sono rametti. Eccolo qua, vedi? Ah. Questo si mangia tutto, si fa. Invece di venire bene l'uva, protegge prima Ah, questo. capito, la forza va su questo, quindi tu li Sì. togli. Fammi Eccole qua, vai. vedere, fammi vedere. Ah, così. Quindi dopo ho capito, questo è un Vedi? periodo, quindi a inizio giugno. Bisogna fare tutta questa. Ogni ramo dove sta specialmente l'uva, dove sta la pigna d'uva, bisogna togliere tutte queste cose qua. Trovato dove sta la pigna d'uva, soprattutto dove nasce l'uva, bisogna liberarla da quali la Questa qua metti. già l'ho fatta, Ah, questa eccola qua, vedi, la mia. Questa qua. Si rimane una sola, in modo che vabbè, ho sono. capito, quindi togli la liberi da questi rametti La che metti piccoli, parassiti. diciamo le femminelle, come le Ah, chiamano? le femminelle. Ah, Eccola queste qua, qua vedi? sono le femminelle. Sono Sì, sì, sì. vicini a qua e vicini ai pomodori, Ah, le anche femminelle, sì. là li trovo, no?